Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Axel e oggi, come avete letto dal titolo, siamo qua per parlare della mia laurea. Finalmente sì, ce l'ho fatta a laurearmi. Questo video esce a un anno esatto da quando ho iniziato a scrivere la mia tesi e oggi vi racconto un po' com'è andata. Detto questo, via con la sigla. Se già non l'avete fatto, prima di iniziare col video, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like, commentate, condividere il video con tutti i vostri amici e qua sotto in descrizione trovate il link a tutti i miei social. Se mi va di seguirmi, a me fa sempre un sacco piacere. Ok, allora, inizio subito a spiegarvi perché la mia disastrosa tesi di laurea, ma prima due premesse. Io mi sono laureato in educatore nei servizi per l'infanzia, che è quindi una laurea triennale. La laurea triennale prevede alla fine del suo percorso una piccola tesi, senza discussione. Su un argomento scelto dallo studente. Devi comunque sceglierti un relatore che ti seguirà durante il percorso. Il relatore è un professore che hai avuto durante gli anni e che ti seguirà durante la stesura della tesi, ti consiglierà libri, correggerà i capitoli e tutto il resto. Ok, piccola premessa. Seconda premessa, sappiate che io mi ero detto a settembre di contattare il relatore e l'avevo fatto. A maggio ho finito gli esami, quindi io a maggio la laurea si sarebbe dovuta tenere o a settembre o a maggio dell'anno dopo. Allora, mi sono detto, va bene, inizio a scrivere la tesi. Finisco gli esami a maggio, ho un anno. Perfetto. Quindi ricontatto il mio relatore e praticamente tu per iniziare a scrivere la tesi devi fare una serie di colloqui nel quale esprimi il tuo argomento d'esame e che vorresti trattare, insomma, ecco. E il relatore ti consiglia libri e robe così. Perfetto. Primo colloquio con questo professore, argomento gli è piaciuto un sacco, benissimo, tutto ok. Mi consiglia dei libri. Mi sembra fossero tre, da 500 pagine l'uno, quindi dei tomi di queste dimensioni, in inglese. Ora, se io già non ho mai fatto filosofia e io dico che voglio fare una tesi sulle emozioni e sulla musica, la loro correlazione verso i bambini, quindi come la musica influenza le emozioni. Ma ti dico, guardi però professore, che io filosofia alle superiori non l'ho fatta, non la conosco, mi mancano proprio le basi. E tu mi consigli un tomo di queste dimensioni, di filosofia, che non tratta, oppure li tratta molto molto lontana le emozioni relative alla musica, per di più in inglese. Capite, penso bene a tutti quanti, quanto per me sia stata destabilizzante studiarmi il primo libro e rendermi conto alla fine di 500 pagine che non ci avevo capito una cippa. Una cippa. Di conseguenza prendo il secondo libro, ci provo. E anche lì nulla. Di conseguenza a fine giugno, ci ho messo un mese a studiarmi questi due libri, ricontatto il mio relatore e dico, guardi, non ci ho capito nulla di questi libri, è troppo complicata, bisogna aggiustare decisamente il tiro perché io non ce la faccio. In risposta, invece che capire la situazione, mi sento dire, ah ma no, ma questi libri sono semplicemente un'introduzione a quello che dovrei fare come lavoro per la tesi. E in ogni caso, se non li capisci, vorrà dire che dovrei leggere anche questi. Di conseguenza mi sfagiola altri 5 libri, indovinate? In inglese. Quindi mi sono sentito letteralmente preso per i fondelli. Perché se ti dico, guardi, che è un libro fatto così, in inglese, di filosofia, in questo modo, non lo capisco, tu me ne già hai consigliati altri 3 e più me ne dai altri 5, vuol dire che non mi stai ascoltando. E io fare una tesi con qualcuno che non mi ascolta, non ce la posso fare, anche perché letteralmente mi sono reso conto che sarebbe stata una situazione nella quale io mi metto lì, leggo un quintale di libri, ma non ne tiro fuori nulla. E altro che un anno per scrivere la tesi, ci avrei messo una vita. Di conseguenza, anche un po' sentendo i miei amici consigliandomi destra e sinistra, mi viene l'idea di cambiare relatore. E da qui appunto la mia disastrosa tesi di laurea, perché a 2 mesi dalla consegna dell'elaborato, quindi a settembre, io mi ritrovo con, perché, vi spiego, c'è una data a settembre e una data a marzo. Inizialmente il progetto era di farla a settembre, poi dopo mi sono detto, vabbè, è lunga, andiamo a marzo. Dicevo, appunto, ci troviamo a 2 mesi dalla prima consegna possibile a dover scrivere da zero la tesi. Ok. Cambiando anche il relatore. Quindi mando una serie di mail in giro
Tutti ovviamente i relatori erano già impegnati con gli altri studenti, mi risponde soltanto una che mi dà disponibilità. Fortunatamente avevamo trovato un argomento che mi piacesse e di conseguenza ci siamo messi a lavorare su questa tesi. Lei per iniziare mi consiglia due librini fra parentesi di, 120 pagine l'uno, 200 al massimo, mi pare, che io inizio a leggere e mi rendo conto che questi libri sono veramente ben fatti. Sono talmente ben fatti che io in 2 settimane li assumo e nelle successive 2 settimane, quindi si arriva praticamente a inizio agosto, quindi esattamente un anno fa, riesco a scrivere i primi 2 capitoli della mia tesi. Tesi che deve essere composta da 3 capitoli al massimo, fate conto. Quindi letteralmente io in un mese, grazie a questo relatore che mi ha letteralmente salvato, quindi grazie, 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 riesco a scrivere 2 capitoli su 3. Ad agosto mi viene detto, ti consiglio questo terzo libro per il terzo capitolo, però mi piacerebbe ci dessi un taglio un pochino più tuo personale. Capitolo che per me è venuto molto molto bene. Di conseguenza, letteralmente, io arrivo a inizio settembre, quindi letteralmente in 2 mesi, io ho scritto una tesi di laurea nella quale di solito la gente ci mette un anno. Non so come abbia fatto, probabilmente è stata anche la mia ansia più totale dalla situazione, ma anche il fatto che la relatrice, io gli mandavo il capitolo e nell'arco di 2 giorni, massimo 3, me lo rimandava indietro corretto. Quello lì è stato fantastico, quindi tant'è, una settimana mando un capitolo, mi torna indietro, la settimana dopo mando altro capitolo, mi torna indietro, a fine agosto gli arriva il terzo capitolo, mando indietro corretto, tutto a posto, assemble la tesi, mandamela per la correzione finale, andava tutto bene, anche perché poi dopo c'è tutta la grafica da sistemare con il carattere di un tipo, destra, sinistra, sopra, sotto, e quindi niente. Arriviamo a settembre, io non ci credevo, non ci volevo credere mai nella vita che sono riuscito a scrivere la tesi. Roba che se non avessi cambiato relatore 2 mesi prima probabilmente ero ancora qua a piangere sui libri. Adesso direi che possiamo portarci verso la conclusione del video con la cerimonia. Paderni Axel, buongiorno. Lei ha discusso, elaborato dal titolo Verso lo 06, speriamo che sia così, attraverso l'idea di Loris Malaguzzi, con un punteggio finale di 102 su 110. Pertanto, per i poteri conferitimi dalla legge, la proclamo dottore in educatore nei servizi dell'infanzia dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Molti complimenti. Bene, detto questo, se già non l'avete fatto, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like, commentate. Questa è un'iscrizione, come vi dicevo prima, trovate link in tutti i miei social. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ci tenevo a farlo un po' per raccontare la mia esperienza universitaria sul finale, quindi comunque sulla scrittura della tesi. Un po' perché se tutto va bene a settembre incomincerò una nuova università e fra 3-5 anni più o meno mi ritroverò punto a capo dove scrivere un'altra tesi e sarà molto interessante la situazione. Quindi detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!